cancellare nell'indifferenza di tutti. Atalanta, compagni! Dal 2000, quindi sono quasi 12 anni. 12 anni fa. Com'è la situazione da voi? Ma da noi siamo da un certo punto di vista bene, perché non abbiamo fatto cassa integrazione, e questo nel panorama Fiat è più unico che era. Però come tutti gli altri siamo preoccupati, perché vediamo che la Fiat non fa più investimento in Italia completamente, quindi anche noi che facciamo componentistica vediamo che tutti gli ultimi modelli sono modelli americani, quindi noi ci chiediamo per il futuro i componenti che oggi facciamo, domani chi li farà? Li faranno in Messico, li faranno in Slovacchia? Siamo preoccupati perché questi qua vogliono sbaraccare tutto e andare via. Io ho una famiglia. Come riesci a vivere? Ripeto, finora non ho visto la cassa integrazione, sono uno dei pochi fortunati in Fiat a non averla fatta, però mi rendo conto che l'anno prossimo già ci aspetteranno grosse sorprese. Vista la situazione economica, cioè con uno stipendio comunque che... Io in Emilia Romagna con 800 euro di cassa non puoi vivere, quindi è impensabile, io pago l'affitto, non ho la casa di proprietà e non posso permettermi di accendere un mutuo in queste condizioni qua, perché il domani è più nero che male. Alla fine sopravvivi sostanzialmente. Alla fine sopravvivo, certo. I lavoratori in questo momento, il problema che vivono più forte è quello che questo paese non ha prospettive industriali, perché tutte le aziende in questo momento stanno vivendo la difficoltà di crisi, che è legata chiaramente al contesto, e per cui le prospettive del futuro che rende tutti precari. Il problema, oltre che a lavorare, lavori senza sapere se domani ritorni a lavorare. Noi siamo disponibili con le aziende, e questo è un punto che sta sulla piattaforma, di discutere preventivamente, con tempi anche con quelli che seguono, sul futuro dell'azienda e condividere con l'azienda i percorsi da mettere in campo. E chiediamo alle aziende che noi siamo disponibili a fare questo, ma che l'azienda si assuma la responsabilità di non mettere in campo nulla senza la condivisione. Non possono aprire una procedura di licenziamento e chiedere che ne pensiamo, perché se siamo davanti a una procedura di licenziamento noi non facciamo trattativa. Per cui bisogna affrontare i problemi organizzativi, le prospettive aziendali preventivamente, mettendoci sui piedi, valorizzando le nostre proposte e trovando un punto di equilibrio. Questo va fatto prima di qualsiasi altra iniziativa aziendale, che è cassa integrazione, licenziamento o spostamenti in altri paesi d'azienda, perché noi abbiamo proposte che possono essere utili per i lavoratori e per questo paese. I lavoratori del gruppo Fiat deve essere per tutti, non importa quante società fa Marchionne, quanti spin-off, lui deve dare garanzia a tutti i lavoratori in tutti gli stabilimenti. Non si può compromettere il futuro del lavoro e di questo paese. Continuano a entrare le lavoratrici e i lavoratori che sono scesi in un corteo da Villa Borghese, un corteo pacifico, democratico. In cassa integrazione da maggio l'anno scorso. Non c'è un piano che cosa producete? Se questa è stampe per una ditta vicino alla nostra, per paraprezzi di macchine. Quindi collegati a Fiat. L'indotto Fiat. Voi rischiate così come tutto l'indotto Fiat sta rischiando di andare via dall'Italia. Come la vivete questa situazione? Male, senza soldi, senza casse, senza soldi, senza niente. Siete a cassa integrazione a zero? Sì, a zero. Quindi è difficilissimo come poter vivere. Arrivare a fine mese è difficile, molto difficile. Tutti i risparmi sono andati a farsi friggere. Buongiorno a tutti. Fiducia nel futuro, ma avete fiducia nel futuro, anche nella politica? Specialmente nella politica. Sì, era la politica. Sì. Soprattutto in Berlusconi. E che cosa chiedete? Che chiediamo? Chiediamo più democrazia. Più democrazia, molto più sole della provincia. Che ci ha quindi Berlusconi deve andare bene. Assolutamente. Quello è come un uomo. Vanno a attaccare i pensionati. Allungare l'età pensionista. Non si toccano loro stessi. E chi lo sta facendo? Sono passato l'autobus al Ministero del Trasporto, ho detto a lui, chissà quante persone lavorano qui dentro, non possono ridursi là dentro persone che chissà quando prenderanno anche gli stipendi, quando noi
noi viviamo adesso con 850 euro al mese di cassa integrazione. Perché vediamo negli occhi dei nostri figli l'orgoglio che hanno per noi genitori inutili che verranno collocati chissà dove, ma non succederà tutto questo. Abbiamo una svolta di politica industriale, ne indichiamo la direzione, vogliamo uno sviluppo che sia compatibile con l'ambiente. Quanto guadagnano dei soldini? Fanno sempre fatica a tirarli fuori dalla loro tasca. Loro aspettano sempre gli aiuti dall'INPS, dallo Stato, questa cosa qua. E ripeto, ci giocano sopra perché loro, tutto sommato, non vogliono tirare fuori i soldini, sfruttano la solidarietà, la cassa integrazione, più che possono. E in questo sistema danneggiano completamente tutti i dipendenti, perché sono anche ricattati. Perché secondo lei un governo fa un regalo ad un amministratore delegato che sta lasciando l'Italia? Anche una bella domanda, sarei curiosa di questo, bisognerebbe farla a Sacconi, questa domanda. Sarà uno scambio. La ringrazio tantissimo, buona manifestazione. Dell'Iveco di Brescia, dell'Iveco di Torino, di stabilimenti della Magneti Marelli della Puglia, del lavoro.